Il problema è questo, che sono tolti i cassonetti, perché trovando davanti alla struttura, sanitaria oltretutto, perché togliendo i cassonetti probabilmente il signore, diciamo così tra virgolette, che sversa tutti quei rifiuti, che quello è probabilmente uno che vende frutta e verdura, perché là ci sta quasi un camion di rifiuti di carciofi, arance, insomma. Quindi eliminando i cassonetti. Eliminando i cassonetti, non credi che possa sversare dove non c'è niente? E allora questo è quello che io ho già riferito alla Senisi, ho chiesto se era possibile togliere dalla struttura sanitaria, perché tra le altre cose il biglietto da visita di tutto l'Agro Aversano che viene qua, non solo, e anche dei paesi adiacenti del napoletano, tipo Fratta, Melito, Giugliari, che si servono dei nostri servizi. Questo quindi, quanto tempo fa? Ma questo l'ho detto l'altro ieri e ieri. Anche per il passato ho fatto anche la stessa richiesta. Quindi è una cosa vecchia, è una richiesta verbale. Ripetuta. Tant'è che c'era anche un altro inconveniente, quello della raccolta del vetro. Quel cassonetto abbandonato così è fonte di poter portare ulteriore spazzatura. Allora, la raccolta del vetro va fatta comunque anche vicino a quei bidoni che normalmente usiamo per l'organico, per l'indifferenziato. Perché se viene messo un bidone per la raccolta del tipo Viva Vito di Asi, purtroppo ci sono gli incivili ancora che naturalmente ci versano vicino alla raccolta vetri con la scusa magari che poggiano la bustina del vetro, non è il bustino del vetro ma è spazzatura. Tant'è che si fanno dei comuni dove poi devono intervenire con un bobo gatto per toglierla. Questo è tutto. La richiesta è stata pure al comune, no? No, sempre verbale. Sempre verbale. Io per la verità ho parlato anche con uno dei dirigenti che si è messo subito a disposizione, però purtroppo il problema deve essere risolto radicalmente con un intervento, diciamo, di altra natura, perché è chiaro che non è che si può chiedere, tra altre cose non è che va fatto a casa mia, e io ho chiesto un piacere rispetto alla struttura sanitaria, non per altro, insomma, come cittadino mi preoccupo dell'immagine della nostra città, questo è.